dobbiamo portare un contributo culturale che già la città di Giorgiano da tanti anni inizia a fare, senza contare che l'economia di questo territorio è incentrata sulla ceramica. Cube Compressi è un'installazione collettiva itinerante perché è una mostra di ceramica contemporanea dove 24 artisti si sono confrontati su un tema unico, il tema del cubo, interpretare il volume di un cubo attraverso il medium della ceramica. Perché compressi? Perché l'atto creativo ci comprime all'interno di uno spazio, ma nel contempo stesso ci libera perché ci dà la possibilità di esprimerci in maniera differente. Poi c'è un altro strato sopra di una cosa che si chiama reagente, un colore da terza cottura, l'eccipiente è l'acqua, il veicolo è un olio per terzo fuoco, la composizione di base è un colore per decorazione che mi sono fatto con un pigmento nero e cristalline con una parte di fondente e un po' di argilla. Il primo passaggio consiste nell'applicare il colore. Adesso questo deve asciugare. Incidere per me però può significare più. Comincio a liberare tutto quello che c'è intorno e si va avanti. Come potete vedere, i risultati sono questi. Qui ho tolto tutto quello che c'è intorno, qui avevo il blocco di colore, dopodiché ho cominciato a tirare fuori tutti quanti i volumi. Quando questa operazione sarà terminata, si prende la piastrella e la si ricuoce. Questa piastrella che vedete è stata poi fotografata, anzi digitalizzata, scontornata e ricomposta per fare un collage digitale. La ceramica è diventata un libro, o meglio, la ceramica in questo caso è diventato un racconto.
Quest'anno abbiamo organizzato anche una mostra mercato con 32 espositori e abbiamo felicemente coniugato l'aspetto artistico della ceramica contemporanea con quello che è il mercato, cioè quello che è la possibilità per la gente di tornare a vivere insieme alla ceramica, un manufatto prezioso che ci ha accompagnato nel corso dei secoli e che in qualche modo avevamo un po' dimenticato. Questa manifestazione intende riscoprirla sia sotto l'aspetto commerciale e anche sotto l'aspetto artistico. Beh, cominciamo un nuovo ciclo molto importante, direi, anche per la scelta dell'artista, questo dono di talento, parola coronato. Iniziamo con un, come dire, per creare una collezione che serva ad arricchire quella che già per esistere, che sono la sede dell'autore. Nella mia ricerca artistica mi muovo su più piani, più linee, sia scultorei che pittorico. Qui a Torgiano presento anche una personale del mio ultimo lavoro che si chiama Metaforme, in cui per la prima volta fondo insieme degli stampi abbandonati che provengono da una manifattura storica belga con degli stampi italiani della zona da cui provengo, che è Nove, in provincia di Vicenza. Sono una serie di 7 sculture, pezzi unici, realizzate fondendo proprio questi stampi, sono smaltate con uno smalto molto particolare, opaco, che ha lo scopo di togliere quel senso ceramico alle sculture, ma di renderle che il materiale praticamente diventi una sorta di ambiguità. Infatti per certe persone
sembrano delle gomme, delle plastiche, e questo mi interessa molto. Proprio, lo scopo è proprio quello di togliere il senso ceramico per portarlo a un senso emblematico della forma. Quindi anche in questo caso, come nella gran parte della mia ricerca, parto da qualcosa di esistente, da dei ritrovamenti archeologici, li fondo insieme per creare una terza forma nuova, un nuovo punto di vista che parte da ingredienti del passato. La performance che farò riguarda una pittura di un pannello in maiolica, nel quale realizzerò uno dei miei ultimi lavori che sto facendo parallelamente alla scultura, ed è quello di dipingere in maniera, tra virgolette, infantile. Nel senso, grazie all'ispirazione di mia figlia, sto elaborando queste forme ibride, semi-astratte, ma al tempo stesso figurativi, non riconducibili strettamente a degli animali o a delle persone specifiche, ma che riguardano in maniera molto divertente e molto leggera. Quindi sarà una sorta di mondo fantastico e positivo che rappresenterò su maiolica. Abbandonando la 1.0 siamo entrati nella 2, ovvero vedere come era possibile creare con la ceramica delle cose particolari che però non erano statiche ma in qualche maniera erano dinamiche, e quindi le abbiamo rese multimediali ed interattive. Infatti voglio farvi vedere alcune cose che abbiamo fatto con la ceramica 2.0. Per Luigi Pompei ha avuto l'idea di fare questi coni in porcellana molto molto grandi, perché pensate sono quasi 2 metri di altezza, mettendo all'interno la musica, facendola passare con dei tubi. La musica che entra all'interno ha un suono totalmente quasi metallico, perché incontra porcellana che inizia a vibrare. Quando poi si gira intorno c'è quasi la percezione di perdere l'equilibrio, perché questo suono che esce soprattutto sui vari lati, sulla porcellana che vibra, dà un senso un po' di smarrimento. Questo qui è un progetto che abbiamo fatto con un ragazzo che si stava per laureare, che un giorno mi ha telefonato insieme al suo professore e mi ha detto: vorrei fare la smaltatura al suono. Ho detto: mannaggia, smaltatura al suono, interessante come nome, però cosa sarà? Questo progetto già esiste sulla cinetica, ma non era stato mai importato nel mondo della ceramica, e quindi dopo tanti tanti esperimenti e ricerche ci siamo riusciti. Adesso quello che vedete è solamente la parte finale. Comunque siamo riusciti a fare delle piastre da 80 cm in porcellana, 2 mm di spessore, però cotti a 1280 gradi e fatti rimanere a quella temperatura quasi 3 ore. L'acqua per fare la porcellana è stata trattata con un metodo che viene chiamata acqua blu, che ci ha dato la possibilità di mantenere su tutta la superficie di questi 80 cm la stessa compattezza della porcellana. Però a un certo punto abbiamo detto: perché adesso non cominciamo ad andare dall'altra parte, ovvero la ceramica 3.0. Allora, quando io l'ho lanciata la prima volta dai miei amici, appunto del gruppo, mi ha detto: no, te sei pazzo, fermo, perché già la 2 non l'ha capita nessuno, ancora è giovane, quindi perché vuoi andare avanti? E ho detto: cerchiamo di farla 3.0, ovvero perché non cerchiamo di renderle un pochettino organiche? Cioè, sono le mie impronte digitali, no? Che quando tocco loro riescono a riprocrearsi lì. Ma questi sono colori, quindi io, se questi poi li cuocio, PDA, che è una parte organica, si brucia e mi rimangono tutti quei colori. Naturalmente usiamo sempre i guanti, perché qualsiasi batterio che abbiamo noi al momento è quasi in coma, sì, è fermo, però poi quando viene messo sul PDA tutto si sviluppa, quindi diventa molto più potente. Quindi una volta fatto questo qua, vi faccio vedere cosa succede una volta che io li vado a cuocere. Quindi vedete, dentro creano queste strutture, queste poi sono cotte a 1250, quindi qualsiasi cosa viene bruciato, rimane il pigmento, ma anche questo gioco che ha fatto direttamente questo batterio o questa spora.
come dire, a fare una carina, insomma, velocemente. Il metodo più antico e più semplice è quello proprio di partire dalla pallina. La ruoto, stringo, intanto mi avvicino, chiudo. Che dovrebbe suonare. Introduco il primo così, con un bisturi. Faccio una apertura che sia circa di questa larghezza. E qui faccio lo scalpello. Dico sempre, come avete mai provato a far fischiare un filo d'erba tra le labbra? E questo è il concetto, cioè è una cosa sottile che deve tagliare il nostro soffio. Ritiro indietro, ripulisco ancora. Così è un fischietto. Se comincio a fare dei fori, proseguo con un altro foro. Eccolo, questo e questo.